Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenute in un nuovo video e buon mercoledì. Oggi andremo a realizzare i supplì fatti in casa senza glutine. Questa ricetta è semplicissima, facilissima e ovviamente buonissima. A me era rimasto del risotto, insomma, avanzato e quindi ho deciso di realizzare questo piatto. Quindi vi do come consiglio, insomma, per prepararli i supplì, è meglio se il risotto poi una volta che vi avanza lo fate stare un pochino in frigorifero, almeno una notte, in modo tale che poi quando andremo a realizzare i nostri supplì risulteranno molto compatti, quindi questo, diciamo, andrà a evitare che poi nella cottura si rompano. E volevo dirvi che comunque vi aspetto sulla mia pagina Facebook, La Cucina di Maria, mentre su Instagram, La Cucina di Maria Official, e il nostro gruppo di ricette, Condividi le tue ricette con Maria, sempre su Facebook. Vi mando un bacione a tutti, e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!